Ciao a tutti, io sono Fabri e con il video di oggi iniziamo una nuova serie su questo canale che con fantasia estrema ho deciso di chiamare Pugala Cialda la sfida. Perché? Pugala Cialda la sfida perché si tratta di andare a creare un make-up occhi, per questo sono senza ombretti, con gli ombretti selezionati nel progetto Pugala Cialda. Se non sapete di cosa si tratta, ve lo lascio qui da qualche parte. E è comunque un progetto di smaltimento ombretti e oggi andiamo a fare proprio questo, quindi a truccare gli occhi cercando di utilizzare tutti gli ombretti usciti nell'ultima puntata, tra virgolette, che in questo caso è la prima, però poi andremo avanti, del Pugala Cialda. Questa volta mi è andata bene perché sono ombretti che si combinano bene tra di loro e per il momento sono solo 4 ombretti. Sarà più complicato quando uscirà qualche colore che non si abbina proprio al massimo con gli altri o se deciderò di non portare avanti solo 4 ombretti ma di aggiungerne altri. Comunque, non mi dilungo, vi faccio rivedere al volo quali sono gli ombretti selezionati. Allora, da questa palette qui, Huda Beauty Creamy Neutral Brown Creamy Obsession, comunque questa, mi è uscito questo ombretto qua, quello centrale. Non vi sto facendo spoiler di utilizzo e niente perché vi sto girando questo video che il Pugala Cialda è uscito veramente da pochi giorni, quindi anche se ho fatto degli utilizzi, in realtà non si notano particolarmente. E invece dalla Rose Quartz di Huda Beauty sono venuti fuori gli altri 3 ombretti, che me la posso anche mettere così perché ho coperto lo specchio così non ci acceca. Sono Cherished, questo rosa pastello qui. Poi sono Blissful, che ora vedo particolarmente verde in camera, ma che è un ombretto cangiante che ha dei riflessi verdi, ma anche una base rossa. E poi questo qui sotto, Moon Magic, che invece ora vedo bluastro in camera, ma che è un ombretto che ha sempre dei riflessi e delle cangianze, una sorta di duochrome sul lilla, sul rosa. Allora, io ho già fatto dei look con questi ombretti e ho già notato qualcosina e oggi voglio fare una cosa che non ho mai fatto con questi, ossia un halo eye, e voglio utilizzare il marrone, questo qui, e Blissful, questo ai lati, ok, e mettere al centro Moon Magic. Questo qui un po' più chiaro, mentre Cherished lo voglio utilizzare per andare a sfumare appunto il marrone nella piega, quindi portare anche un pochino il marrone nella piega e se riesco anche come blush. Voglio fare questo esperimento oggi, così perché secondo me ci sta. Allora, non vado oltre, comincio, mi avvicino un pochino. Spero vediate. Allora, l'altra volta ero illuminata da non so quale luce, quindi alla fine praticamente sono truccata e non si vedeva niente. Spero che questa volta non succeda la stessa cosa. Vediamo. Allora, cominciamo. Tutti i miei pennelli, stavolta addirittura i pennelli mi sono organizzata, portata qui. Cercherò di non coprire gli occhi come ho fatto 46.000 volte l'altra volta. Comincio proprio da questo. Lo prendo con un pennellino piatto. Questo vi ricordo che è un ombretto cremoso. Ah, cosa che devo fare prima è in questo caso mettere il primer di questa palette, perché altrimenti gli ombretti cremosi non vanno. E adesso cominciamo. Allora, si vede? Sì. Mettiamo lui e
un po' di qua. Non so cosa verrà fuori, perché appunto per ora il trucco che ho fatto quando ho utilizzato tutti e quattro gli ombretti insieme è stato usare questo marrone qui come base, il rosa sempre il rosa matte nella piega e i due shimmer, quello più scuro nell'angolo esterno o comunque anche se non proprio fino a tutto l'angolo esterno nella parte centrale dell'occhio e quello più chiaro sul rosa nell'angolo interno. Diciamo che insieme non mi fanno impazzire quei due ombretti super scintillanti perché scintillano di colori molto diversi tra loro, perché uno appunto dà proprio più sul rosa e su comunque tonalità molto fredde, e l'altro invece sul rosso, sul marrone quasi, quindi insieme non sono stupendi, si possono portare ma non sono bellissimi. Però insomma, vediamo oggi, magari mettendo il rosa al centro è diverso. Faccio la stessa cosa di qua. Ho l'impressione che quest'occhio sia un po' più scuro dell'altro, ma forse è solo un'impressione. Ma andiamo avanti, tanto poi con gli shimmer sopra e ci cambia poco. Adesso vado a mettere Cherished, lui, nella piega per andare a sfumare il marrone qui di collegamento. Allora, mettendo questo colore sopra, il marrone diventa molto molto più freddo, diventa quasi un grigio. Anche questa cosa non è fantastichissima, però si può fare, insomma. Faccio la paletta qui, così uso lo specchio un po' più piccolo. E diciamo che questo matte prende un po' il sopravvento, anche perché essendo l'altro un ombretto cremoso, praticamente questo rosino ci si appiccica proprio sopra, però insomma, si può fare. Si può fare se proprio, ecco, vogliamo utilizzare gli ombretti tutti insieme e sfruttare un look per consumare più ombretti nello stesso tempo. È una cosa che magari non avrei mai fatto, però il bucalacciad è il fatto di dover andare a bucare appunto gli ombretti spinge a queste combinazioni un po' improbabili, che poi tutto sommato alla fine non stanno così male, perlomeno se ci si deve truccare per la vita di tutti i giorni, certo per un evento particolare, una cerimonia, un appuntamento di lavoro importante, non lo so, qualunque cosa che non sia la vita di tutti i giorni, magari farei un'altra cosa, però not bad. Si vede qualcosa? Chi lo sa, speriamo. Adesso prendo un po' di colla glitter perché ho notato che rendono meglio con la colla glitter questi shimmer. Io ho questa qui di NYX che, tanto per cambiare, ha perso il beccuccino, infatti la tengo chiusa così con questo, e non so a voi, ma a me si rompe sempre il beccuccio di questa colla. Infatti si sta seccando, ma va bene. La metto sicuramente al centro, ma la metto anche un pochino ai lati, diciamo che la sfumo anche ai lati. Faccio sempre prima questo occhiettino qua, così l'altro ve lo accelero. E poi, allora,
prendo un pennellino lui un po' più piccolo e inizio dai lati, quindi inizio da Blissful, da questo. Allora, volendo potrei utilizzare le dita, però no, però uso il pennello. Perché uso il pennello? Perché finora ho sempre utilizzato le dita e voglio vedere qual è la resa col pennello. Allora, qui all'interno lo vedo e mi piace un sacco. Volendo avrei addirittura potuto bagnare il pennello, però c'è già la colla sotto, quindi magari non serve. Di qua non capisco se sta attaccando oppure no, ma penso di sì. Ok, e al centro con un pennello un pelino più largo, ma sempre piatto, duretto, perché peraltro questi sono ombretti molto molto malleabili, soffici, morbidi, quindi se ci mettete un, se usate un pennello morbido non prende assolutamente niente, sembrano delle texture quasi quasi cremose, infatti col dito si prendono una favola. E mettiamo questo al centro. Allora, mi sta svolazzando un po' ovunque. Mi sembra di essere solo un grande ammasso di glitter, anche perché a questo non abbiamo messo una base. E è un ombretto che ha una base trasparente. Allora, questi look così totalmente glitterati solitamente non mi fanno impazzire. Vediamo se... Vorrei illuminarmi un po' di più, ma ho paura di risultare poi sempre illuminata troppo, cioè che poi non vediate i colori effettivi, però la differenza si vede, non è male, eh? È che questo accostamento di, perlomeno a vederlo dalla realtà, ecco, di verde, verde marrone con questo viola blu, non mi fa impazzire, però ecco, si possono usare, ok? Non a caso è una sfida. Comunque ho dei glitter anche qui, cerco di fare così, ma non l'ho mandati via tutti. Faccio l'altro occhio al volo, ok? Ho fatto l'altro occhio esattamente allo stesso modo. Non è male per niente, non il mio look preferito appunto, ma not bad. E adesso voglio mettere, allora voglio definire un pochino lo sguardo e quindi provare ad utilizzare questo un po' come eyeliner senza fare il flick perché non sono capace, però proprio all'attaccatura delle ciglia, andando proprio come a sporcare un po'. Si vede la differenza tra i due occhi? Io dal vivo la vedo, qui ho un pochino più di profondità. Poi ora la faccio con questo ombretto perché la sfida è proprio quella di utilizzare solo questi ombretti qui, altrimenti, ecco, qui ho fatto un macello, sono completamente sporcata. Che brutta cosa! Vabbè, lo ignoreremo. Non so che averne preso così tanto. No, qui ho esagerato, mi è venuta una riga troppo troppo grande e quindi la copriremo con gli ombretti. E per finire sempre il marrone qui sotto, per andare sempre a definire un pochino l'occhio.
Non lo sfumo con l'altro matte perché preferisco che rimanga marrone e non grigiastro, quindi vado semplicemente a fare così, quindi a sfumarlo da solo. E questo è quanto. Com'è? Non è male, eh? Non è male, non è male. Cioè, spero voi lo vediate come lo vedo io. Comunque, non è male. Non ho un ombretto da mettere nell'angolo interno tra i quattro selezionati, però posso imbrogliare un attimo. Cercavo un pennellino e provare a mettere, visto che comunque ce l'abbiamo qui, questo Self Love, questo qui, che è sempre uno shimmer, non so cosa si vedrà. Questo pennellino lo spruzzo un attimo e vediamo un po'. Sembra bianco dalla palette, mentre in realtà è un rosino. Allora, questi ombretti di Huda Beauty di questa palette sono un po' glitterazzi, cioè hanno una grana molto spessa. Non ho ben capito se mi piacciono o meno, cioè, i colori sono molto belli, però ecco anche qua provo ad avvicinarmi, non so se si vede, ma sono piena di fallout di questi glitteroni che ho messo all'angolo interno, che però poi si attaccano, non è che si spazzano via, là rimangono, quindi cioè, sono tutta sbrilluccicosa sulla guancia, che per carità non è che mi interessi particolarmente, però non mi fa neanche impazzire. Comunque, vi voglio far vedere che con l'utilizzo del pennellino praticamente sono già scavati. Non so se si vede. Cioè, in qualche utilizzo, 3-4 utilizzi avrò fatto, forse 5, no, 5 non so se ci sono arrivata. Però sono già scavati. Rosa matte? No, meno. Questi shimmer sono già scavati. Adesso, prima di andare a mettere il mascara, voglio provare ad utilizzare Cherished come blush. Quindi cerco di prenderlo con questo, che non è un'idea grandiosa, che mi sta solo, lo sto solo distruggendo praticamente, ma vediamo un attimo con quale ho preso. Sarebbe stato utile un pennello con le setole più compatte. E secondo me voi non vedete niente. E vi direi che è quasi meglio, perché ho praticamente solo opacizzato quello che avevo sulle guance e non è cambiato molto, sono solo un po' più matta, ma no, non mi piace così, mi piacciono le guance un pochino più luminose. Comunque, e metto il mascara e ci vediamo per le considerazioni finali, per i saluti più che altro. Arrivo. E questo è il look con il mascara. Provo ad avvicinarmi ancora un po'. Non è male, si può fare. Diciamo che tutto sommato mi è andata bene. Mi allontano un po'. Eccomi. Allora, ce l'abbiamo fatta, direi sfida superata, ma appunto era abbastanza facile. E bisognerà vedere cosa succederà con i prossimi ombretti in rotazione. Comunque, per ora sono soddisfatta, non so se continuerò ad utilizzarli sempre tutti insieme, perché appunto potrei fare combinazioni migliori con altri ombretti.
E comunque, che ne dite? Fatemi sapere se ogni tanto vi sfidate anche voi a fare queste cose, soprattutto se state cercando di bucare, consumare degli ombretti e quindi vi inventate qualunque cosa pur di farli stare bene tra di loro. A me il fatto della sfida di dover trovare un modo di farli risultare portabili necessariamente per appunto ottimizzare gli utilizzi da molti stimoli, mi piace molto. Vi saluto quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciandomi un like o iscrivendovi al canale se non siete già iscritti. Iscritti, iscritte. Io intendo sempre tutti quanti, poi la lingua italiana è abbastanza complicata, per cui o si parla al maschile o si parla al femminile. Facciamo che da adesso in poi parlerò un po' al maschile, un po' al femminile, così cerchiamo di includere tutti e tutte e tutto, ok, quindi a parte questa parentesi, dicevo, like, iscrivetevi, fatemi sapere nei commenti come siete messi con gli ombretti che volete consumare, se vi piace l'idea di questa sfida, se può darvi delle idee e se anche voi fate queste cose, quindi appunto decidete che volete finire quell'ombretto, bucare quella cialda, eccetera, insieme a alcune altre, e vi impegnate a ricreare un look per utilizzare nello stesso look più di un colore. E basta. Io vi ringrazio per essere arrivati e arrivate fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!